La FIGC ha bocciato, o quantomeno per ora rimandato, la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie della Salernitana, una del figlio di Claudio Lotito Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma, dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi al Club Granata. Da parte della FIGC è stato evidenziato come, in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust. La FIGC, è riportato sull'ANSA, rileva inoltre che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti. La Salernitana fa sapere in un club in una nota, in merito alle notizie di stampa, prende atto delle richieste di chiarimenti avanzate dalla FIGC e assicura che si attiverà per rispondere nei termini previsti. Non c'è stata alcuna bocciatura, ha spiegato il club. La FIGC ha richiesto dei chiarimenti sul trust che abbiamo presentato e ci attiveremo per fornire alla federazione tutte le indicazioni richieste. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Ho detto costantemente che la dirigenza della Salernitana aveva avuto la capacità di portare la squadra in Serie A e che avrebbe avuto, mi auguravo, la capacità di garantire l'iscrizione. Dal canto nostro noi abbiamo messo a disposizione uno stadio pronto per la Serie A, abbiamo apportato le modifiche che erano indispensabili e necessarie e lo stadio lo si può utilizzare tra un quarto d'ora, si va lì, si apre il negozio e si gioca. Detto questo, ho anche sempre sostenuto che il Comune di Salerno era a disposizione della Salernitana, della sua dirigenza, per ogni eventuale intervento che fosse ritenuto utile dalle relazioni, dalle incontri. Non c'è stato chiesto nulla, si immaginava che loro stessero lavorando in armonia. Certamente il Comune di Salerno non può entrare nei meccanismi economico-finanziari di un'azienda, non lo può fare certamente noi possiamo fare le nostre dimostranze, possiamo fare una moral suasion, possiamo chiedere che vengano aiutati, ma ce lo devono chiedere e noi siamo pronti, nei limiti delle nostre umane possibilità, delle nostre competenze, a dare un aiuto.